Ciao a tutti, eccomi qui con un nuovo video e oggi andiamo a provare insieme questa palette di Rimmel, la Spice Edition, che io ho acquistato su Amazon. E ho guardato anche da Tigotà o comunque in giro e sinceramente ho visto alcune delle altre colorazioni, ma questa qui no. Se non sbaglio, questa deve essere in edizione limitata. Anche questa molto chiacchierata sul web, quindi mi ha incuriosito un sacco e ho deciso di provarla con voi. È sostanzialmente un dupe della Naked Heat di Urban Decay, costa decisamente meno, costa sui 15 euro. Vi metto il link qui sotto di Amazon dove potete acquistarla se vi piace. Questo è il pack molto semplice in plastica trasparente senza specchio. All'interno c'è un pennellino, vediamo se riesco ad aprirla senza problemi. Eccolo qui, da una parte c'è la spugnetta e dall'altra invece il pennello. Io comunque andrò ad usare i miei pennelli in modo da sfumare bene tutto, insomma, li conosco bene. Ecco, e quindi si parte. La prima cosa che vado a fare è applicare una base colorata. Questo è il primer potion di Urban Decay versione caffeine. In tante, una ragazza sotto un video mi ha chiesto che cos'ha di strano il tuo primer perché è così colorato. Urban Decay ha fatto anche le versioni colorate dei primer e io seguo sempre Lola Liner su YouTube e infatti questo qui l'ho acquistato grazie o a causa sua e facciamo grazie perché comunque è un buon primer e appunto ha questo color caffè, marroncino più che caffè, che permette di risaltare gli ombretti tono su tono, o comunque può essere anche usato da solo, è molto molto resistente. Mi dispiace che questa palettina non abbia lo specchio, sarebbe stato molto comodo. Inizio con questo colore qui che vado a sfumare sulla piega. Sembra molto pigmentata, c'è un po' di come dire, polverosità, ma vabbè, ne ho prelevato anche parecchio. Scelgo poi quest'altro pennello e vado ad applicare il violaceo esattamente sulla via esterna e sulla piega in modo da intensificarla un po' di più. Ho deciso di provare questa palette così come prima volta facendo un trucco completo, però se vi va provo a farne uno dove su un occhio uso la Naked Heat e sull'altro uso questa e vediamo un po' le differenze. Ok, dai, per la palpebra mobile vado ad applicare questo qui che è un marrone shimmer e provo ad usare il pennellino della palette, vediamo com'è. Beh, non male, l'ombretto si sta applicando molto molto bene e direi che anche come colore mi piace. Però, visto che insomma ci sono un tot di tonalità calde, giusto qui all'inizio vado ad usare questa. Riprendo il mio pennello da sfumatura e scaldo giusto un po' la parte centrale con questo colore matte qui. E con un pennellone cicciotto sfumo bene tutto come piace fare a me. Di Rimmel ho acquistato anche questo eyeliner che si chiama Exaggerate Eyeliner, è nero. Ultimamente sto usando tantissimo quelli fatti così, quindi che si intingono, e ha questo applicatore molto piccolo, però è abbastanza preciso. Vado a segnare l'attaccatura delle ciglia come faccio sempre.
finish what we started. It's all I ever wanted. Ok, ci siamo, come vedete, asciugamatte. È molto carino e direi che l'applicatore è abbastanza semplice da usare, o comunque abbastanza preciso. Poi dipende anche dalla vostra mano nell'applicare l'eyeliner. Ok, come primer vado ad usare questo qui di Laura Geller, che si chiama Speckle Under Makeup Primer, e lo applico sul viso con le dita. Prima del fondo vero e proprio vado a correggere come posso le occhiaie con due punti di Dorian Concealer tonalità 03 Masquerade e lo sfumo bene con un pennello a testa piatta. Anche i fondi che uso sono nuovi, ne uso due, uno per la base generale e l'altro per il contouring. Sono gli Skin Stick Foundation di Astra. Questi qui, io ho il numero 31, che è quello più chiaro, e poi il numero 35, che è un pochettino più scuro e più caldo. Parto con il 31 e vado a segnare il viso. E sfumo tutto con il pennello. Non è super coprente questo fondotinta, però lo sto usando in questi giorni e devo dire che non mi dispiace. Consiglio di settarlo però con la cipria assolutamente. Vado adesso a preparare il contouring con la shade più scura, che non è molto più scura, però mi aiuta un po'. Nella zona sotto l'occhio illumino con un po' di correttore più chiaro, scelgo il Camouflage Plus di Essence, che io ho nella tonalità 10 Light Ivory, non ne metto tantissimo, giusto due puntini così e anche un po' qui, e sfumo tutto con la blender di Nabla. E adesso setto tutto con la cipria di Essence. Come avete visto non ho caricato troppissimissimo con il correttore, perché altrimenti su di me succede un disastro, e quindi ho preferito metterne poco ma buono, almeno spero, vediamo, sto un po' sperimentando. Ok, possiamo tornare alla zona degli occhi, quindi la parte sotto, e vado a scegliere lo stesso ombretto che ho applicato su tutta la palpebra, quindi questo qui, che è quel marroncino shimmer molto bellino, e lo applico con l'Angled Crease Brush di Essence, anche se è per la crease, quindi per la piega, lo usiamo lo stesso. Ok, una volta sfumato il primo colore, vado a sfumarlo ulteriormente con questo qui. Per illuminare ancora un po' l'angolo interno, prima ho applicato l'ombretto un po' più caldo rispetto a quello della palpebra, vado a scegliere questo qui, il terzo, perché il primo è troppo chiaro, io non amo molti bianchi, e con un pennello un po' più preciso lo applico. Il mascara è l'Insta Volume di Astra, questo qui. Lo sto usando parecchio in questi giorni. Come sempre fatemi sapere nei commenti cosa ve ne pare del trucco della palette, se voi l'avete usata, se vi incuriosisce, se anche voi vi sporcate quando mi mettete il mascara, aiuto. Vabbè, aspettiamo che asciughi, altrimenti faccio un papocchio di quelli epici. Sulle sopracciglia vado ad usare questo
questa palettina di ombretti di Wet n Wild, che ormai ha fatto anche il suo tempo, però non è malvagia. Prima però applico questo mascara per sopracciglia che si chiama Eyebrow Filler di Catrice, che non è male, però per me forse è un pochetto chiaro, ma come base per qualcosa di più scuro va bene. E come vi dico sempre, però lo faccio adesso perché sennò poi lo so che se lo dico alla fine del video nessuno arriva fino alla fine, seguitemi anche su tutti i social, soprattutto su Instagram, perché lì nelle stories vi metto magari gli swatch o vi faccio le stories haul dove vi mostro appunto i nuovi acquisti, i nuovi arrivi, faccio i sondaggi e quindi vi aspetto anche di là. Sul viso i miei amatissimi prodotti Essence, comincio con Bronze Me Up numero 70 come bronzer e lo applico con il mega pennellone a ventaglio di Primark. Io adoro fare il contouring con questo pennello perché definisce ma comunque sfuma tutto insieme in una sola volta. Il blush è sempre Cherry Me Up, il mio amatissimo Cherry Me Up. Ok, visto che mi hanno prestato lo specchio per tutto il video, come illuminanti uso questi di Fenty, il duo Girl Next Door Chic Freak. Li mixo insieme, mi piacciono molto mixati insieme. Però per applicarli uso il dupe di Anastasia Beverly Hills della Ducare e se volete vi metto il link anche di questo nell'info box perché è un buon pennello da illuminante. E sulle labbra uno dei tre Stay Matte, però non saprei quale. Mi sa che vado per quello più scuro, che si chiama Plum Dish di Plum Dish Show ed è il numero 810. E oltretutto in questi giorni da Tigotà, ma credo anche da Acqua e Sapone eccetera, li trovate scontati a 6€. Accompagnati dalle matite labbra. Io non ho trovato quelli con le matite, ma ho trovato solo questi qui scontati. Ok, come tutti i colori scuri è un po' difficile da applicare e come vedete sui bordi qui c'è un po' di colore in più. Non è semplicissimo questo, il colore è meraviglioso, però ci vuole attenzione e non vi consiglio di ripassarlo, soprattutto se è ancora asciutto e bagnato, perché altrimenti fate papocchio. Cercate di essere abbastanza precisi al primo colpo. In ogni caso questo è il look terminato. Allora, che dire, la palette mi ha colpito molto perché i colori mi sembrano decisamente sfumabili e soprattutto pieni. Mi piace molto quello che ho applicato a tutta palpebra, ma anche gli altri, mi è piaciuta proprio l'intensità e la sfumabilità. È una palette che comunque continuerò a provare, come vi ho già detto prima, se vi va vi faccio anche un video dove per metà uso questa e per l'altra metà uso la Naked Heat. Vediamo un po' cosa ne esce. Anche l'eyeliner mi piace, l'ho provato un'altra volta prima di farvi questo video e devo dire sì che mi è durato tutto il giorno. Appunto, se lo volete prendere, sappiate che asciuga matte, come vedete, quindi deve piacervi l'effetto opaco. È abbastanza nero, devo dire, ma più che altro lo trovo abbastanza semplice nell'applicazione. Lo scovolino in feltro piccino è buono, anche per chi insomma non ha una mano proprio ferma o non è così abituato ad applicare l'eyeliner. Secondo me questi sono abbastanza semplici.
E basta, come sempre vi aspetto su tutti i social tramite i link qui sotto o con questo nome qui. Fatemi sapere anche stavolta cosa ne pensate di questi video girati così, senza intro truccata, insomma, appunto con questo nuovo montaggio che non è diversissimo, però forse un po' più scorrevole. Sono molto curiosa di sapere cosa ne pensate. Io vi saluto e vi aspetto alla prossima. Ciao!